Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Carlo e questo mese parliamo dei Red Hot Chili Pepper e di Flia. Allora, questo è un bellissimo riff in slap in un suo pezzo che si intitola Tip My Tongue, non so se si pronuncia così. Andiamo a vederlo insieme. Ti ricordo che se vuoi la trascrizione di questo riff insieme ad altre due, questo mese la regalo insieme alla mia newsletter. Basta che vai sul mio sito, ti iscrivi, ti arriverà una mail al mese in cui si parla di basso e propongo degli esercizi, delle curiosità sempre legate alla nostra grande passione che è il basso elettrico. Allora, andiamo a vedere questa trascrizione in slap, quindi questo è il riff di base, quasi tutto il pezzo gira su questo riff. È molto bello come tutti i riff di Flia, e in particolare poi in quest'album non ne sbaglia veramente una. Allora, partiamo con un Si bemolle che va in slide sul Do. Quindi colpo di pollice, thumb, Si bemolle che va sul Do. Poi andiamo a mettere una ghost note dove abbiamo fatto il Do. Ghost e ottava sul Do acuto. Poi andiamo a mettere un'altra ghost, io questa la propongo sulla corda di La. Sono molto importanti queste ghost perché vanno a fare il rimbalzo e quindi ti permettono poi di suonare con quell'intenzione che ha proprio Flia. Dopo che hai dato questa ghost, quindi col pollice, vai a strappare la mano, nel frattempo è andata un po' più avanti, e puoi strappare Si bemolle Do acuti. Quindi 8 e 10. Come al solito, quello che dico è nella costruzione di un riff in slap, ma anche in generale di un riff ritmicamente difficile, cerca di farne un pezzettino per volta, poi piano piano vai ad allargarlo, perché molto spesso, come anche in questo caso, è una questione di incastri. Allora, siamo arrivati alla Lemmeron, quindi Si bemolle Do, strappato, ancora una ghost col pollice sulla corda di La, avrò l'indice qua sul Fa e lo vado a portare Fa Sol. Così come avevo fatto Si bemolle Do, vado a fare Fa e Sol. Scusa, ho sbagliato. Ancora una ghost dopo che ho fatto Fa, Sol, ghost. Dopo la ghost strappo e vado a fare il Fa acuto. Dopo vado a mettere questa acciaccatura, un Fa acuto che è l'ultimo sedicesimo del terzo quarto. Poi vado a fare questa acciaccatura dove parto da Fa ma la nota reale è il Sol. Questo è un ottavo, ta, ta, e poi vado di nuovo a strappare il Fa per il secondo ottavo del quarto quarto. Proviamola lenta lenta. Poi riparte. Nella seconda parte, molto simile, arrivo fino a Fa, Sol, Ghost. Poi anziché prendere il Fa vado direttamente sul Sol sedicesimo e poi vado a fare un sedicesimo, il primo del quarto quarto, sul Fa che va in Emmeron sul Sol di nuovo. Scusa. In questo modo. Proviamo a suonarcela, anche qua prendiamo Moisys 89 velocità originale, rallentiamola un po' chiaramente all'inizio, teniamo anche solo la batteria, facciamo 80, togliamo la chitarra che ci disturba e teniamo soltanto la batteria. Mm-hmm.
È fin troppo veloce, così io la rallenterei ancora. Facciamo anche 70, vediamo se si riesce a suonare facilmente a 70. Molto molto divertente anche questa. Quindi hai visto come anche lentamente comunque c'era sempre questo movimento tac 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 di rimbalzo del pollice, tipico degli incastri bellissimi di Flia. Benissimo, grazie per aver visto questo video, iscriviti alla newsletter se ti interessano questo tipo di video o fammi qualche domanda e noi ci vediamo alla prossima, ciao, a presto.